Daniele Lo Monaco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Caro, a tutti e tre, come va? Bene, molto bene. Sei un po' meno costipato oggi, Lo Monaco? Ti sei riguardato? Ma come, se oggi lo vedevo che correva sulla fascia come un bambino di 12 anni. Perché tu lo guardi, io non lo vedo. Porca miseria. Non lo so, l'ho sentito un po' costipato martedì, mi informavo che carattere, sulla salute. Visto? Un raffreddore che svangavi sulla fascia. Così scioglie, no? Segreto del bacino, potrei dire, ma insomma. Il segreto di quello che vorremmo vedere fare ad altri, magari, insomma, no? Nei momenti con la stessa intensità, la stessa voglia. No, se ne vuole molto. La stessa dedizione, diciamo, intensità, mo con tutto il bene per Daniele, immagino che sia un pochino di più qualche anno prima. Sicuro. Ecco. Se c'è la stessa intensità in 25enne, che Dio benedica, però insomma ora non lo so. Diciamo che non neanche mi interessa troppo, insomma, ecco. È bello che tu ti diverta e tu ti alleni. Possiamo andare oltre, giusto? Ma io perché lo spio sempre, capito? Sto sempre lì dietro all'angolina. Ma perché non ti appalesi? Io non ti vedo mai. Dovevo venire anch'io, solo che Tu non lo sai, cioè, è un orario particolare per come me. Funzionano, Daniele, questi incontri. Daniele, è un orario particolare. Io lo so che c'è ogni tanto qualcuno in lista che poi ti cancella alla fine. Io sono uno da 10, 9 e mezza, 10. Se vuoi, giochiamo quando te pare. Ah, ecco, io. A luna, così è un orario un po' di. Non lo so. Dopo che viene il bel tempo, 9 e mezza 10, si può fare un calcio tennis. Poi diciamolo, perché poi sembrano tutti, capito, hanno parlato di privilegiati. Poi magari a mezzanotte sto a Chioto, perché il giornale questi orari. Il giornale c'ha quegli orari, certo. E ti consente a volte di avere un paio d'ore la mattina. Uno, un'oretta e mezza, due ore di svago se li può pure prendere. Vabbè, perché che no? Sono sacrosanti, insomma, poi fai qualcosa di male. Voglio dire, insomma, no, ecco, i bimbi sono cresciuti per tutti e due, quindi intanto due ore libere ce l'avrete. Cioè, voglio dire, no, belli, siamo sani, forti. Crescere, sì. E quella è ormai una guerra persa. Daniele, tu che cosa vuoi crescere tu? Dai, basta, smettila di sciocchezze. Va bene. Finiamola. Senti un po', comunque. Trick e Ballacca, la Mazzarri al Torino, la Juventus non si ferma più, Piazza è andato allo Schalke 04, superate le visite mediche, De Frel è più morto che vivo e la Roma sabato gioca con l'Atalanta, che benissimo. È in grandissima forma. Maxi sintesi della settimana, vai tu, argomenta a piacere. Ma in gola gioca pure Monchi in versione mattino, abbiamo visto, quindi insomma l'abbiamo visto un po' questa settimana. Il Mozzico, un bel titolo, ti è piaciuto il nostro DS per quello che sai, per quello che ti hanno raccontato? Sì, ma io dicevo ieri che mi stupivo un po', no, che altri giornali non avessero un po' seguito questa indicazione, che era la sensazione c'era, la sensazione, e per fortuna la società l'ha accolta bene con Monchi, che è stato bravo a coglierla. La sensazione che alla Roma ci stesse un attimo riperdendo quella caratteristica di cui parlavate prima, no? questa voglia di dimostrare, cioè, se tu non capisci che nel giorno in cui giochi con il Sassuolo in campo dal primo minuto devi mettere tutto quello che hai al 100%, quando si dice qual è la differenza tra la Roma e la Juventus, è esattamente la differenza che c'è tra, se si potesse misurare, tra l'atteggiamento della Roma al primo minuto di Roma Sassuolo e magari l'atteggiamento della Juventus in altre partite, quando deve fare punti, quando è necessario assolutamente che la Juventus faccia punti, cioè nei momenti decisivi. Per la Roma, l'avevamo detto, dicembre era un momento decisivo, che con partite che avrebbero dovuto dire delle cose, dare delle risposte. Ce l'hanno dette, non bene. Purtroppo ce l'hanno dette, ma ce l'hanno dette in una direzione contraria rispetto a quello che pensavamo. E al netto dell'indubbia forza che poi può avere il destino, che si cambia a volte, che si diverte quasi, ma quasi sempre con le stesse squadre a giocare sporco, perché l'abbiamo detto, il gol di Dzeko con mezzo scapola in fuorigioco, il gol di Florenzi regolarissimo, ma Uber rimane in mente di fermare Mkhitaryan anche se non serviva perché Florenzi era davanti e quindi il gol diventa automaticamente irregolare, no? Questi sono schiaffi del destino più che scarsa volontà o trascuratezza. Però poi, se vai a vedere, se vai a fare l'analisi, c'è sempre qualche elemento di trascuratezza che emerge. Allora la Roma se ne sono accorti, o quantomeno stanno cercando di mettere in campo ognuno per sé tutto quello che si può mettere in campo, per cui ci sta anche la ramanzina del dirigente. Servirà niente, servirà qualcosa, questo si vedrà. Però è opportuno che ognuno faccia il suo in questo momento. E allora forse anche l'atteggiamento sempre molto comprensivo, sempre molto amichevole che hanno, no? Sempre molto di protezione e di difesa che c'è
nei dirigenti, perché dite voi quando mai alla Roma, ah, è capitato altre volte in altre società che ogni tanto arriva una bastonatina a qualcuno. Sì. Alla Roma è difficile che questo avvenga, no? C'è sempre un senso di grande protezione, forse è giusto anche perché situazioni diverse e devi in qualche modo portarti tutti dalla tua parte per far sì che poi rendano al massimo, e invece non deve essere sempre così. C'è stata anche la volta che invece devi far capire le distanze, sì, è giusto che tu stai al tuo posto, io faccio il mio, io faccio il dirigente e ti dico che se non vinci te ne puoi andare un'altra parte, bello mio. Chiaro, chiaro. Per associazione di idee, Daniele, si tende a fare un po' un mucchio unico di questa Roma americana, no? E quindi giustamente il tifoso si ancora, ancora, ma ci sta perché è una via proprio inconscia automatica, alle parole di chi 6 anni fa ci ha detto entro 8 anni vinceremo, chi ci ha detto dateci fiducia che adesso stiamo arrivando, e chiaramente poi il tifoso se sono sempre 10 anni che non vince niente, eccetera, eccetera. Per come si sta, anche per le persone sia a livello dirigenziale che in campo che si sono instaurate quest'anno, che sono arrivate, quindi i vari Monci, i Kolarov, eccetera, pensi sia questa una Roma a cui dare fiducia per una crescita? Perché la parola crescita ha un po' stufato il tifoso, e questo lo capisco, ripeto, io sono la prima, quindi. Però da parte di chi la studia questa realtà, è una Roma, non quella americana, e quindi partiamo dal 2011, quella di quest'anno, che è meritevole di fiducia per poter crescere? Tu vedi una crescita possibile con queste risorse? Guarda, io credo che le grandi squadre debbano essere fatte oltre che dai grandi giocatori, credo che probabilmente Angelo ce ne potrebbe dare una testimonianza, anche da grandi uomini, no? Bravo. Io quando mi chiedevano, bravo, il segreto della Roma di Garcia, io dicevo che al di là del fatto che Garcia si avesse messo qualcosa di suo o no, ma all'inizio la Roma era una squadra di grandissimi uomini, ovviamente nel pieno della forma, con, certo, Benatia che era in forma strepitosa, Castan che era il Castan purtroppo pre-infortunio, Strootman al 100%, quando hai Totti che ancora per fortuna disegnava poesie, Maicon che ancora giocava, Maicon in quelle condizioni, che era un po' il Kolarov di quest'anno. E poi i risultati vengono quasi per forza, al di là di quello che ti inventi. Quest'anno mi dava l'idea, mi ha dato l'idea, e ancora ne sono convinto che la Roma sia una grande squadra, per carità, non sto facendo marcia indietro in questo senso, anche se purtroppo poi di fronte all'evidenza di certe cose bisogna anche modulare meglio magari il giudizio. Mi dava l'idea che si fossero rincontrati di nuovo una serie di aspetti importanti anche da questo punto di vista, cioè ho visto De Rossi nuovamente carico, Strootman che era tornato a pieno, Pellegrini mi sembrava un ragazzo inserito che potesse dare una mano, Nainggolan è uno che al di là dei suoi eccessi è uno che indubbiamente rappresenta un'entità che in campo senti, non trascurabile, e dietro Fazio che già c'ha il soprannome del comandante, c'è Florenzi, è arrivato Kolarov, c'è Alisson che è uno straordinario professionista che stiamo scoprendo giorno dopo giorno. Oggi vedevo un suo video a casa che se faceva addominali a casa, ma al di là del fatto che uno possa anche usare il social per dire quanto sono bravo, però insomma, era un fatto che i social quelli vedevo, giusti li ha usati diversamente, è bello vederli appunto. Stare. E insomma una serie di elementi, Dzeko è indubbiamente un grande professionista, una serie di elementi che anche dal punto di vista proprio di questa caratteristica, no, di questa forza umana, anche di questo spessore, potessero dare qualcosa di più, e ho avuto la sensazione che per chimica si fossero messe bene le cose fino a 20 giorni fa, però poi all'improvviso si sono un po', sono arrivate una tripletta, il tripletto della Roma è stato questo qui, capito? Metti in fila Torino, Juventus e Sassuolo, per un motivo o per un altro, 3 partite che dove alla fine hai chiuso al fischio finale con la sensazione che veramente le cose non funzionano neanche quest'anno. Ma nel tuo pensiero che c'è rassegnazione, no, Daniele? No. Io se faccio un calcolo matematico dico che Napoli e Inter girano a 48 e 47 punti, pensare che la Roma possa vincere lo scudetto significa che le due squadre che stanno davanti dovrebbero non vincere almeno 7 partite del girone di ritorno, faccio dei calcoli così un po' a spanne, perché su 19 partite diciamo che il massimo della vittoria che possono fare, ne possono vincere 12, significa non vincere 7 partite, tutte e due, perché, e la Roma dovrebbe vincere quasi tutte le sue, a me sembra veramente statisticamente improbabile, al di là di tutto. Poi nel calcio quante volte ne abbiamo viste, molto spesso purtroppo noi siamo stati più vittime che protagonisti di certe rimonte,
Non ci è mai capitato di poter fare il contrario. Anche l'unico scudetto degli ultimi 30 anni, ormai quant'è, insomma, l'abbiamo vinto, l'abbiamo vinto rischiando un una clamorosa rimonta, perché a un certo punto la Roma sembrava si stesse veramente fermando, poi per fortuna le cose sono andate bene. E quindi veramente mi sembra molto difficile. Può succedere, chissà, Napoli-Juventus per un motivo o per un altro, magari la Juventus perché sarà molto concentrata sulle coppe, sulla Champions, e magari il Napoli perché non ha una rosa di grandissimi ricambi, potrebbero pure perdere un po' di punti, però la Roma deve continuare e non avere più queste battute d'arresto che invece l'hanno caratterizzata. È un po' complicato pensare che possa succedere, per cui rischiamo di arrivare ancora una volta che se va bene arriviamo terzi e chissà che succederà in Champions League e andiamo a festeggiare sto decennale senza vittorie. Ma che bello, ma che gioia proprio, vediamo l'ora. Ah, ma che gaudio. Senti un po', come ti approccio alla partita, perché mo parliamo, chiaramente facciamo una riflessione generale, ma io insomma ho pure un po' di sana preoccupazione per sabato, quindi iniziamo subito tra due giorni, non semplicissima. How do you approach? A me mi fanno tremare, ma hanno ricominciato a far tremare, quella sensazione, Vale, che quest'anno non trovavo più. Detto che quando c'è un po' di paura rispetti meglio di più l'avversario e scendi in campo con la maggiore paura. È un sentimento sano, quando sei esagerato, ovviamente. Sì, a me però piaceva l'idea di, cioè io quando questa Roma, dopo aver trovato le misure, inizio campionato, insomma, ci lasciava, no? Poi magari in corso di partita una preoccupazione te la facevi pure, raramente era successo tra ottobre e novembre, devo dire, per fortuna, però insomma ci ha abituato anche a stare sereni, a guardarci le cose con gusto. Insomma, un po' di cagotto è tornato. Non so, Daniele, tu come ti approcci? Tu da uomo di mondo, maturo e sapiente, dici un po'. Che rapporto ho con il cagotto? Anche, sì, per carità. Speriamo un poco, insomma. No, il rapporto alla Roma. No, certo. Un po' il braccino ti può venire. C'è poco da fare. In questo momento qua, chi va in campo sabato ci avrà un po', si sentirà la pressione del fucile puntato, metaforicamente parlando, certo. Però mi pare che siano abbastanza ben pagati anche per questo. Io, come sapete, non parlo mai dei guadagni dei calciatori, perché ritengo che sia ognuno guadagni per quanto produce, per cui evidentemente se si meritano tanto è perché è giusto così, insomma, no? Se voi avete lì di Livio in radio che prende, come mi hanno detto, 200.000 euro scusa, ma è giusto così, perché insomma i tuoi contributi sono giusto, insomma, arricchiscono la trasmissione, per cui è normale che ci sia, però è anche vero che poi è il momento giusto, se tu c'è adesso da svelare come gioca l'Atalanta, non è che parli tu, no, Valentino? Sentite lì di Livio che vi spiega tutto. C'è ragione pure. Ma secondo me, visto che parlano in tanti, può parlare benissimo anche Valentina. E tutte le cavolate che leggo sulle cose riportate, sulle cose anche molto cattive. Quindi preferisco sempre sentire Valentina. Bravo, questo siamo in due. No, la verità, ragazzi, sono molto sincero, perché parlare. Parlare con cattiveria, secondo me, non è neanche giusto nei confronti. Ma non è che soprattutto di un giocatore che è anche stato molto sfortunato. Quindi. Parte. Sì, oggi è un po' piccato per delle dichiarazioni su Strootman, di questo o di quello, Daniele, che non so. Ma sempre di quello, sempre di quello. E che lo fanno ancora parlare più che altro. Sempre uno. Ma queste sono dinamiche. Mi sono perso queste, ecco. Queste chicche, però. Meglio, perché è tutta immondizia, quindi lascia perdere. Monnezza vera, poi chiamata col nome e cognome. Lascia perdere. Allora non mi piace rovistare. No, bravo. Senti, ma Raja te lo aspetti in campo, Daniele? Questa è una bella domanda. Io credo che dovremmo aspettare, sicuramente Di Francesco ne parlerà domani, la sua conferenza stampa, credo che dovremmo aspettare domani, perché non ho informazioni in tal senso, perché credo che lo possa sapere solamente Di Francesco, forse la società, che può darsi che si sia anche confrontata su questo con Di Francesco, dico forse perché non lo so, può darsi pure che invece abbiano lasciato, come è giusto che sia, libera scelta all'allenatore, quindi probabilmente sarà l'allenatore a doverlo stabilire. So che la società, ma l'abbiamo detto in questi giorni, insomma, è rimasta molto male per quello che è successo. La multa è stata ingentissima. Adesso la Roma non comunica l'entità della multa, sono fatti loro, per quanto mi riguarda non è stata neanche ancora stabilita, però è una multa secondo me addirittura superiore a quella che ho letto stamattina in Corriere dello Sport. Però insomma, poi ripeto, io non mi non
come avete visto, non avete trovato una no, vabbè, ma infatti, ci sarebbe da fare una battuta, che è costata cara quella bevuta. Beh sì, abbastanza. E non solo, purtroppo, vabbè, dalla mia battuta. No, però sì, stata, però c'è una firma di Verdone, no? Ti è costata cara, quella non era una bevuta, era un'altra cosa, insomma. E ride, senti, sto scemo. Che a quello pensava, solo non aveva la cosa di dirlo. Il campo dei padel, hai capito? Quanto gli è costato quel campetto dei padel dentro? Sì, però dico, mo, al di là di tutto, quindi la società ha già espresso con la massima durezza, mi risulta, questa cosa, e il giocatore ha capito e ha chiesto scusa, e adesso dipenderà dall'allenatore. Io non lo so se ci deve essere un nesso in questo. Io ricordo di aver vissuto personalmente due episodi che sono rimasti poi noti, no, nell'anno di Luis Enrique, prima con Osvaldo e poi con De Rossi, sì. Ma lì erano motivi direttamente connessi in qualche modo alla squadra e alla partita, no? Osvaldo aveva dato la pizza alla mela e De Rossi, che aveva sbagliato o comunque frainteso l'orario di una riunione tecnica prima della partita. In quel caso lì Luis Enrique fu chiarissimo, uno che nello spogliatoio si sente di fare il giustiziere della notte e picchia un compagno, comunque fa un gesto violento nei confronti del compagno, per quanto mi riguarda va bene a casa la prossima settimana. E con De Rossi, chi non è, disse che chi non era attento, diciamo così, a questi dettagli, vuol dire che non è concentrato, non era concentrato come lui sulla partita, sì, va bene che sta bene fuori, però ecco, quelli erano direttamente connessi alle dinamiche della squadra. Questo no, questo è uno che ha fatto bisboccia a casa sua e che gli sono scappate delle espressioni blasfeme. Non lo so, può darsi pure che l'allenatore decida di farlo giocare, insomma, io non mi stupirei. Io non so mai, a parte che io non so uno, non mi sono mai piaciute le punizioni a me, è una cosa che proprio penso che sia quanto di più diseducativo possa esserci per chiunque, da un bambino a un uomo adulto che sbaglia qualcosa, per cui sono sempre per altro tipo di atteggiamenti in questi casi. Per cui non mi stupirei se lo facesse giocare. È chiaro che se decidesse stavolta e dagli intorno di riposo, immediatamente diventerebbe la punizione per tutti, insomma. Quindi spero solo che non si resti in quel tipo di ambiguità, ecco. Spero che Di Francesco non faccia la scelta di dire no, prenderò provvedimenti e poi lo tiene in panchina, perché a quel punto sarebbe un po' più complicato. Ma non è proprio nelle corde di Di Francesco, credo, per cui io credo che o lo dirà domani e quindi dirà eventualmente è stata presa una decisione, forse si deve tranquillizzare un attimo e preferisco non convocarlo, oppure se non dirà niente andrà in campo tranquillamente, secondo me. Siamo d'accordo, è un po' quello che pensiamo anche noi. Non so quanto può renderti felice questo, però ne parlavamo. Deve essere molto contento, le nostre idee sono un po', lo preoccupa, magari di voi molto. No, sono molto contento. Dovesse giocare Nainggolan, ti aspetti in campo Pellegrini al posto di Strootman o non so? E come sta De Rossi, poi, peraltro? Poi sai, anche, poi sai, un po' dipende da come sta De Rossi. Leggevo di chance per Gonalon, non potrebbe esserci, insomma, perché poi credo sia l'area del polpaccio, che è un'area delicatissima per un calciatore, per cui l'area più sollecitata è quella che credo che sia l'infortunio muscolare più rognoso che ci possa essere, se dovesse esserci un infortunio muscolare, per cui se non stai al 100% è bene sempre che che venga risparmiato, insomma. E nel caso credo anche Pellegrini, perché comunque ha dimostrato ultimamente di star meglio di Strootman. Però ripeto, noi parliamo sempre di una cosa, è come se qualcuno mi venisse a dire a me chi secondo me gioca questo sabato della mia squadra senza aver visto manco un allenamento. In base a che lo dici? Io li vedo tutti i giorni, c'è ragione, c'è ragione. E so perché devo magari fare una scelta piuttosto che un'altra. Avete visto che succede, poi spesso ci sono degli aspetti, guardate quello che è successo al povero Silva Coltivi, no? Ci sono degli aspetti familiari che magari non possiamo conoscono, neanche sapere, ci certo. Possono essere dei momenti di appannamento per qualsiasi altro tipo che al campo non vengono fuori, per cui non lo so, facendo le valutazioni per quello che abbiamo visto in campo, credo che Pellegrini mi sembra che sia un pochino meglio di Strootman. E se Gonalon gioca al posto dei Rossi, insomma, non mi stupirei. Tanto fammi aprire questa parentesi, perché adesso, per carità, ho sentito già dire, ma chiunque si sarebbe comportato come Guardiola nei confronti del suo giocatore, secondo me non è vero. Quello che dice Guardiola su David Silva è la prova ancora, cioè, almeno per chi ne avesse ancora bisogno,
stiamo parlando di un numero uno assoluto, insomma, uno che dice conta solo la famiglia, il resto, cioè, se io poi perdo punti perché lui non giocherà, chi se ne frega, nel senso che non posso, come può giocare uno condizionato, io non sono convinto che tu, siccome ho di fronte, ecco, la fase, un nuovo allenatore, cioè io non so che tutti quanti, se tutti quanti avrebbero detto quella cosa, eh. Io non so se Albano, no, però credimi, forse sì, può darsi, perché proprio le condizioni, quando sai così, come appunto giustamente diceva Angelo, non credo che sia, che tu sia neanche in grado di giocare, certo. No, non ci stai con altro, evidente, dai, ragazzi, non credo che lo possa fare, però sposo, cioè, poi sapete, insomma, le parole di Stefano su Guardiola, che resta anche per questo tipo di attività, ma ce l'ha nelle sue caratteristiche, ha questo grado di umanità, quell'immagine quando sei andato a sedere in panchina Colson, non so se l'avete vista. Beh, durante la partita è stata una cosa, una belle, in un momento concitato della partita, con un rigore, assegnato contro, peraltro molto, molto generoso, e subito dopo il rigore si va a parlare con Colson, si siede in panchina con lui, una bellezza che forse quasi è incredibile. Le cartoline del calcio che ci piace, questo sì, sicuramente. Tornando un attimo a noi, Daniele, passiamo alla formazione, giustamente ci casco ogni volta, ma tu ogni volta mi rispondi giustamente, io non li vedo, quindi alla fine è un discorso inutile. Va benissimo, quindi si parla del no, ma adesso vengo a te che sei un secchione, allora, visto che tu studi calcio, guardi, analizzi, fai come gioca l'Atalanta e come contrastarla. Compitino per l'amore. Compitino complicatissimo, perché io l'Atalanta ancora non l'ho capito come gioca. Ne parlavo qualche giorno fa con un collega. No, nel senso, non l'ho capito. La guardo ogni volta ammirato, perché io non vedo una organizzazione difensiva riconoscibile, intendo dire, no che non la vedo, ce l'hanno e come, ma che sia riconoscibile, cioè un movimento di reparto riconoscibile, uno schema ripetuto con gli attaccanti, un qualche schema su calcio piazzato, io non riesco a riconoscere qualcosa. Eppure Gasperini è uno che caratterizza le squadre come pochi altri in Italia, perché poi va a vedere, ci ricordiamo il suo meraviglioso Genoa, la sua meravigliosa Atalanta, addirittura ci metto dentro pure il Crotone che fu, fece un campionato incredibile, e la squadra è quella. Lui gioca molto uno contro uno, no? Bravo, sì, vero. Uno contro uno e pressa, sì, molto, pressa tantissimo. E non vedo però, per esempio, una linea difensiva che si organizza in modo tale che possa assorbire con il reparto una cosa, ma invece è proprio lasciato alla singola pertinenza. E ecco perché non riesci mai a vedere esattamente come gioca lui. Poi in campo li mette in un certo modo, adesso è perché sta giocando appunto con trequartisti, col Papu, che quando comunque è diventato un giocatore, ormai quando uno ripete tante prestazioni così nel tempo, questo è uno che meriterebbe di stare in una grande squadra, questo potrebbe fare la differenza in una grande squadra, questo nella Juventus, nella Roma, nel Napoli non mi è mai convinto, lo so, Stefano, però pensavo fosse di categoria, però mi sto tristemente convincendo, no, che vabbè, è meno sbagliato, poi ha fatto, sicuramente poi in quella realtà rende benissimo, questo poi, è inabile, poi per noi romantici ha fatto una scelta straordinaria, ma non so neanche se lui ha rifiutato delle squadre o no. Questo non fa. E quindi, però, questo gli fa onore, però ragazzi, che schi è giocatore, eh. Io quando vedo il Napoli, no? Papu Gomez è nel Napoli. Uno che viene da Bufalotta può parlare milanese. Andiamo bene, però. Ma a te te lo permette tutto. Dai, io ci muoio. Tu ricordati che ti spia lo Monaco, cosa si può permettere? Ma preoccupati un attimino, no? Si può permettere. C'è lo storico. Ma oggi gli volevo fare un video e poi che fai? Non lo inserisci. No, non gli permetterei mai. Poi tu sai che conosci la mia umiltà, che nel calcio che ti precede proprio, eh? No, appunto, sì. Sembra una battuta, perché passo per essere una delle persone più presuntuose del mondo, che posso capire, non lo sono. Ma in campo, quando mi metto a giocare con gente che gioca meglio di me, sono la persona più umile del mondo, cioè dove metto sto e non Bravo, apro bocca. Vero, questo è vero. E non apro bocca, perché è giusto che sia così. Insomma, in campo di solito quando vado con questi gente qua, c'è gente che ha giocato in categorie nettamente superiori. Vedendo di lavorare in panchina, Skill e alleno duro. Che Skill le alleno. Sai cosa mi sorprende dell'Atalanta, Daniele? Sì. L'altra sera a Napoli hanno giocato due o tre sconosciuti, no?
a noi, eh? Sconosciuti a noi, a noi, a noi, come castagne, come, castagne, come fuori stagione. E comunque sono due esterni, ma gennaio. Ma di grande forza, di grande personalità, capito? Grande personalità. Adebur, vogliamo parlare di Adebur? Adebur, ragazzi, è un giocatore straordinario. Gli dedichiamo tutto il prossimo blocco, Angelino. Facciamo così, e ne parlerai solo tu. Pensa. No. Quindi lo Monaco resta in ascolto, mi raccomando, non te lo perdere. Terchile Adebur. E occhi anche dietro la schiena, che qua ti guardano. Occhi alla penna. Ciao Daniele, ciao. Un abbraccio. Ciao Daniele. Ciao e grazie a Daniele Lo Monaco.